Buongiorno a tutti. Sì, domenica tanta emozione, non solo mia ma un po' di tutti. Dobbiamo prendere spunti importanti dalla gara che abbiamo disputato domenica scorsa contro il Catania per cercare di fare bene anche domenica. E gli spunti sono la cattiveria agonistica, la fame, la voglia, far valere il fattore campo e quindi noi da questo dobbiamo cercare di prendere appunto stimoli e spunti per cercare di farci trovare pronti a una partita che, come coefficiente di difficoltà, la metterei io alla pari con quella del Catania. Lamezia è una squadra che è stata costruita per fare cose importanti in questo campionato. Mi ricordo nella prima parte di stagione, fino alle seconde, il mister Novelli viaggiava sempre nella seconda posizione. Poi ha avuto un calo nella parte centrale del girone di ritorno, vistoso, però si è ripresa bene, viene da quattro vittorie consecutive importanti. È una squadra che fuori casa durante l'arco della stagione, medio della Lamezia, ha fatto solo il Catania. È una squadra che occupa la seconda posizione in classifica, giocatori di valore, giocatori importanti per la categoria, che hanno già giocato queste partite, le hanno anche vinte, hanno vinto campionati. Potrei fare un elenco lunghissimo, però noi dobbiamo mettere dentro quello che abbiamo messo col Catania, perché la partita col Catania non deve essere per noi diciamo, non si può prendere spunto per cercare di capire che abbiamo vinto una partita con una squadra forte e ci potrebbe fare perdere l'umiltà se interpretata male questa vittoria. Invece da questa vittoria dobbiamo prendere gli spunti perché abbiamo vinto con la fame, perché abbiamo avuto più fame del Catania, abbiamo avuto voglia, cattiveria agonistica e poi abbiamo scoperto il fattore provinciale, quanto è importante. E quindi partiamo da questi argomenti per cercare di farci trovare pronti a questa difficile partita dove comunque si azzera tutta una stagione. Queste sono delle partite che tutto può succedere, dove tutto può accadere, dove l'imprevisto è dietro l'angolo e bisogna saper gestire bene le emozioni, che sono delle partite difficili, affascinanti, però sono anche uniche nel modo in generale.